Buongiorno appassionati del crimine e bentornati sul canale. Io sono Andrea e anche oggi siamo qui per raccontare una nuova storia. Che poi io mi chiedo, dico bentornati, però dico tutte le volte che mi chiamo Andrea, cioè ormai lo sapete che mi chiamo Andrea. Vabbè, facciamo così. Benvenuti o bentornati sul canale, che così almeno ha una spiegazione il fatto che io ogni volta dica che sono Andrea. Vabbè, lasciamo perdere. Oggi parlerò di un caso di cui non ho mai sentito parlare, lo ammetto, ma che mi ha consigliato uno di voi. E sinceramente sono molto, molto contenta di parlarne e di averlo scoperto. Sto parlando della faida di Nora Gugume. Penso che si pronunci così. Se lo sapete, per favore scrivetemelo nei commenti, perché io non sbaglio, insomma. E fatemi anche sapere se è un caso che voi conoscevate già. Magari è un caso delle vostre parti se venite proprio dalla Sardegna. Ed è un caso che mi ricorda particolarmente i casi russi che ho trattato in altri video precedenti a questo. Penso probabilmente più che altro per il numero di vittime che ci sono state. Ed è un caso che mi ricorda purtroppo che non è detto che dobbiamo andare dall'altra parte del mondo per scoprire casi cruentissimi, ma che purtroppo possiamo rimanere in Italia senza andare troppo lontano, appunto. Questa vicenda si svolge tra il 1998 e il 2000, anche se vi dirò poi in seguito che va avanti addirittura fino al 2021, fino all'anno scorso, ma ci arriviamo per step comunque. È una faida che ha luogo a Nora Gugume, esattamente, che è un comune della Sardegna, in provincia di Nuoro, ed è un comune veramente molto piccolo, di circa 300 abitanti, che si trova esattamente tra la catena montuosa delle Marghine e il lago di Amodeo. Diciamo che siamo praticamente in centro della Sardegna. E in questa faida, che in realtà era una vera e propria guerra, erano contrapposte diverse famiglie. Da una parte c'erano gli Spada, i Checchi e i Nieddu, e dall'altra parte c'erano i Corda, gli Argiolas, i Pinna, i Marongiu e i Falchi. E il perché iniziò questa vicenda tristissima in realtà non ci è dato sapere con certezza. È vero però che ci sono delle motivazioni abbastanza plausibili, che possono essere per esempio quella del furto di bestiame da parte di una famiglia o dell'altra, un atto che in linguaggio giuridico si chiama abigeato, oppure un'altra ipotesi è che ci siano state delle incomprensioni sulla gestione territoriale. In pratica si crede che si rubassero i terreni a vicenda. Tutto appunto inizia dai primi giorni di giugno del 1998, quando iniziano appunto una serie di screzi, o meglio intimidazioni, da parte di una o dell'altra famiglia, tutte le famiglie insomma che vi ho citato precedentemente. Queste intimidazioni potevano essere uccisioni di cani, decimazioni del gregge, insomma cavalli le cui teste venivano mozzate, oppure croci fatte semplicemente con del legno, con dei nomi incisi sopra e appese sopra le porte delle case degli interessati. Insomma, erano delle vere e proprie, probabilmente anche anticipazioni di quello che poi sarebbe successo. Ma comunque questi non erano solo preludi a quello che poi sarebbe successo. Questi atti sono avvenuti anche quando la scia dei cadaveri era già cominciata ormai. Per esempio, quando il fienile di Tommaso Corda venne bruciato, o quando la macchina di Francesco Rosas, uno zio di uno degli imputati, ha preso fuoco, oppure quando addirittura ci fu messa una bomba vicino alla casa di un poliziotto. Insomma, nomi che non vi ho citato prima, perché in realtà è vero che quelle erano le vere e proprie famiglie contrapposte in questa faida, ma questo comune comunque era talmente tanto piccolo e si conoscevano tutti l'un l'altro che alla fine era proprio una faida di paese quasi. Però il primo vero e proprio atto criminale avvenne il 12 di giugno del 1998, ai danni di Giuseppe Cherchi. Giuseppe era un uomo di 58 anni, un barista, freddato proprio all'interno del suo bar, ed è stato colpito da ben 3 colpi di fucile esplosi in rapida successione, ma a quanto pare nessuno non ha visto né sentito nulla, nonostante la vicinanza molto vicina
di un altro bar al luogo del delitto. Ma questo semplicemente perché, come vi spiegavo già prima, il paesino era talmente tanto piccolo e si conoscevano tutti che anche i parenti più stretti delle vittime non avevano il coraggio di parlare. Ho letto in un articolo anche una frase che mi è piaciuta particolarmente perché racchiude proprio quello che è il concetto che vigeva all'epoca in quel paesino, e cioè la regola d'oro è tacere. E infatti è proprio quello che succedeva. Ma infatti le risposte più frequenti a chi faceva loro domande erano: non so, non mi ricordo, non chiedere a me, insomma, omertà assoluta, ecco. Ma d'altra parte è anche comprensibile, perché comunque i cittadini avevano proprio paura per la propria incolumità. Ma proseguendo con la lunga lista di crimini, questa volta tocca a Salvatore Cherchi, il fratello di Giuseppe, che aveva all'epoca 62 anni e era sulla strada per Ottana. Anche lui, mentre era su questa strada provinciale, viene raggiunto da due colpi di fucile. Verrà poi ritrovato il suo corpo da una passante che avverte subito poi la polizia. La terza vittima è invece Francesco Corda, di soli 38 anni, che viene letteralmente giustiziato il 25 di agosto del 1998, poco prima delle 8 del mattino, tra le campagne di Noragume. Il 14 di ottobre del 1998 invece muore Tommaso Maria Corda, di 74 anni, il padre di Francesco Corda. Questa volta però lui viene colpito da dei colpi di una pistola invece che dal fucile, come il figlio e le vittime precedenti. Addirittura nel caso di Francesco e Tommaso si pensava che fossero invischiati nella mafia. In realtà questo è tutto da verificare, e invece il loro ruolo appunto in questa faida è più che certo. Dopo però la morte di Tommaso Maria Corda c'è un periodo di relativa tranquillità lungo 10 mesi. Purtroppo però dopo 10 mesi c'è l'ennesima vittima, la quinta, quella probabilmente più eclatante. Infatti il 7 di agosto del 1999 viene ritrovato morto Aldo Spada, di 26 anni, che era il fratello dell'allora sindaco del paese, Antonello Spada. Quindi diciamo che stiamo parlando di una famiglia molto conosciuta, direi praticamente in tutta la Sardegna, no? E in realtà si pensa, anzi la procura sostiene, che Aldo Spada sia stato ucciso perché invischiato, non si sa in quale ruolo, forse probabilmente come sicario, nella morte di Francesco Corda. Alla fine di agosto del 1999 poi muore Antonello Ladu, ma di lui si pensa che sia una vittima involontaria, un po' un errore. Infatti lui non è morto a Noragugume, ma è morto a Sarule. Ma non solo per questo motivo, anche per il fatto che lui in realtà non aveva nessun rapporto di parentela con le vittime o con i carnefici delle famiglie che vi ho citato precedentemente, se non un rapporto di amicizia con Francesco Corda. Poi comunque era un uomo senza precedenti penali, insomma si crede proprio che sia stato un caso, si sia trovato probabilmente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Detto questo, non era neanche stato l'unico a essere, diciamo così, visto come un errore. Infatti il 20 di ottobre del 1999 è stato anche ucciso Saverio Sale a Orani, e prima il 14 di agosto del 1999 era morto Costantino Spiga a Sedilo. Quindi insomma c'erano state anche diverse vittime che apparentemente non c'entravano nulla. Ma tornando alla lunga lista principale delle vittime di questa faida, ci dovevano essere anche due altri nomi, cioè Salvatore Marongiu e il figlio Giuseppe, rispettivamente di 50 e di 19 anni. Loro stavano percorrendo una strada tra Silanus e Bolotana e sono stati raggiunti da 7 colpi di fucile, esplosi anche questi in rapida successione. Ma per fortuna i colpi sono andati a conficcarsi nel furgone dove c'erano appunto Salvatore e suo figlio. Tra l'altro Salvatore è scampato anche a un altro attacco pochi giorni dopo. Il 26 di novembre però cade Tonino Pinna,
esattamente sotto casa della sua fidanzata, trafitto da un colpo di fucile dritto al cuore. Tra l'altro Tonino era il cugino di Giuseppe Marongiu, quindi il nipote di Salvatore, e quindi vedete che è tutto un aggrovigliarsi di famiglie contrapposte, insomma giri di parentele. E 31 giorni dopo avviene il penultimo crimine, quello ai danni di Antonello Nieddu, che naturalmente muore, ma si salva il suo fratello Giuseppe, che viene solamente ferito. Il 19 di marzo del 2000 poi c'è l'ultimo cadavere. Infatti muore Robertino Pinna mentre era in macchina con la sua fidanzata, raggiunto da 3 colpi di pistola. Questo perché era ritenuto responsabile di aver procurato l'arma per l'uccisione di Antonello Nieddu. Ecco, prima ho detto ultimo cadavere, in realtà non è proprio vero, perché ben 14 anni dopo, più di 70 udienze dopo e dopo anche 4 condanne per ergastolo, vengono ritrovati 2 corpi straziati il 19 di gennaio del 2014, esattamente di Bruno e Umberto Nieddu, di 74 e 26 anni. Ma neanche qui raghe e raghi è finita. Infatti a novembre del 2015 muore Gianpietro Argiolas, che era a bordo del suo Iveco, era lungo la provinciale 33 Ottana-Noragugume, e praticamente è stato raggiunto da diversi colpi di fucile per poi essere finito con un colpo al volto. Tra l'altro Argiolas era proprio uno di quelli che era stato assolto nel 2005 per l'omicidio di Antonello Nieddu. Ma tornando a quelle famose 70 udienze per incriminare i colpevoli di questi reati, la Corte di Cassazione chiede nel 2005 l'ergastolo prima di tutto per Giulio Cherchi, responsabile dell'omicidio di Francesco Corda, e lo stesso verdetto ci fu anche per Luca Falchi e Francesco Pinna, i mandanti del crimine nei confronti di Antonello Nieddu. Io vi chiedo scusa se dico crimine o se dico delle parole che non sono proprio quella vera, perché ovviamente sapete, se no dovrei mutizzare ogni 3 parole e sarebbe una schifezza. E l'ultimo ergastolo c'è per Francesco Acquas, l'esecutore materiale del crimine contro Antonello Nieddu. Mentre invece, come già vi dicevo prima, Gianpietro Argiolas e Giuseppe Marongiu sono stati prosciolti da ogni accusa. Comunque, per quanto riguarda Giulio Cherchi, in realtà lui è stato latitante fino al 2009. Infatti è stato arrestato il 12 di agosto proprio del 2009, in quanto era a una visita medica nella clinica universitaria di Sassari, e lì l'hanno preso dei poliziotti in borghese. È stato arrestato proprio in questa clinica perché in realtà lui era malato di tumore alla prostata e doveva fare quindi controlli e visite periodiche. C'era sempre riuscito usando il nome del fratello, però ad un certo punto è stato appunto preso. In realtà lui ha sempre richiesto le visite anche in carcere, visite appunto periodiche per il suo problema, per la sua malattia, visite che a quanto pare gli sono sempre state garantite fin quando era nella casa circostanziale San Sebastiano, ma da quando è stato trasferito a Badecarros, a Nuoro, a quanto pare gli sono state negate. Infatti ha lamentato più volte sia la mancanza di controlli periodici, quelli che ovviamente nel caso come il suo servono per forza, e addirittura la negazione di medicinali. Il cerchio probabilmente, ma non sicuramente, si chiude il 2 di settembre del 2021, quando muore anche Luigi Cherchi, il fratello sia di Giulio sia delle prime 2 vittime, deceduto mentre usciva dal suo podere circa le 19:30 di sera, ucciso attraverso 2 colpi di fucile, uno dei quali quello mortale che gli arriva al collo. Naturalmente anche questo crimine viene ricollegato alla faida di Noragugume. A questo punto, raghe e raghi, non sappiamo per adesso se questa faida sia realmente terminata o meno. Se non altro, sicuramente i crimini che sono stati commessi ve li ho elencati tutti, vi ho fatto un quadro generale della vicenda che è avvenuta. Come vi dicevo, è una vicenda parecchio triste,
anche se pensiamo soprattutto alle motivazioni che hanno spinto questa gente veramente a ammazzarsi così a vicenda, alla fine ragioni abbastanza così futili, credo, no? Poi, come vi ho detto all'inizio, in realtà le ragioni reali non si conoscono, non si sanno, ma sicuramente un fondo di verità nel fatto che siano state queste, diciamo, queste divisioni territoriali e questo furto di bestiame sicuramente c'è. Però pensare appunto che una faida iniziata per dei motivi così futili vada avanti per 25 anni quasi è terrorizzante, secondo me fa paura veramente. Resto spesso senza parole quando finisco di raccontare queste vicende, questi casi, perché ragazzi mi rendo conto, probabilmente quando ho finito di raccontarli, quando sono qui davanti alla videocamera, quanto siano assurdi, quanto questi gesti non siano assolutamente giustificati. È quasi come se capissi alla fine di ogni video che in realtà c'è tanta cattiveria dietro ad alcune persone, anzi veramente dietro alcune persone c'è solo cattiveria, quindi boh, rimango sempre un po' interdetta. Raghi, questo è tutto per questo video. Fatemi assolutamente sapere se lo conoscevate già. Un caso diverso dal solito, ma che sono contenta di avervi esposto, perché sono contenta di aver anche incrementato la mia conoscenza a riguardo, visto che non ne sapevo proprio nulla. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un altro video. Ragazzi, come sempre, scrivetemi nei commenti se avete qualche richiesta, vi prego, perché per me è fondamentale. Noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao!